Amici del canale, buongiorno e buon pomeriggio dal vostro Lino Juventus. Ci tenevo a fare questo video, dato che comunque oggi ritorna la Serie A. Sappiamo che la Juventus questa sera è impegnata all'Allianz Stadium contro la Lazio, una Juve decimata dagli infortuni, specialmente a centrocampo. Ma tralasciando questo, appunto dicevo oggi ritorna la Serie A e c'è un qualcosa che io volevo dire riguardo alla tragedia di quei tre ragazzini che tornando da Potenza, i ragazzi di Foggia, hanno perso la vita. Penso che sia dovuto un minuto di silenzio su tutti i campi della Serie A, e non solo della Serie A, anche della Serie B, perlomeno in Italia, per quello che è successo. Comunque è stato un momento in cui tutte le curve, tutte le tifoserie d'Italia sono state unite, perché comunque tutti hanno espresso cordoglio alle famiglie, cordoglio in generale alla Foggia città, alla Foggia Ultras, ma non solo alla Foggia Ultras, alla comunità comunque foggiana. Hanno dimostrato vicinanza per quello che è successo e credo che sia dovuto un minuto di silenzio, perché a volte, sai, facciamo morti di Serie A e morti di Serie B. Io capisco che si facciano i minuti di silenzio quando muore qualcuno che è stato nel mondo del calcio, che è stato nel mondo della Serie A. Tipo l'ultimo minuto di silenzio che hanno fatto per il presidente dell'associazione dell'Italgolf, mi sembra, ora non ricordo nemmeno come si chiamava. Io credo che questa tragedia comunque vada ricordata e spero che possano fare un minuto di silenzio. Io non so se è in programma il minuto di silenzio o meno, non credo, perché se no ne avrebbero parlato. E dico che a volte queste cose possono comunque, tra parentesi, far piacere magari ai familiari, perché comunque vengono ricordati questi tre ragazzini un po' in generale anche a livelli alti. Parliamo della Serie A, parliamo comunque di campionati dove vengono seguiti, e credo che sia il minimo un minuto di silenzio. Però non sopporto questa cosa che comunque è un episodio che se ne è parlato un po' ovunque. Ripeto, tutta Italia ha parlato di quello che è successo, questi tre poveri ragazzi che tornando da Potenza, dove avevano seguito la loro scuola del cuore, del Foggia. Ma io non sto facendo questo video perché sono dalla provincia di Foggia, attenzione, poteva succedere ovunque, Napoli, Brescia, Milano, Verona, cioè, non parliamo qui di città, qui parliamo di un gesto che secondo me andrebbe riconosciuto e penso che il minuto di silenzio sia il minimo che dei club di Serie A possano fare. Però siccome ho notato che purtroppo si fanno morti di Serie A, morti di Serie B, questa è una cosa che almeno la Lega Calcio poteva, diciamo, ricordare. E ripeto, non so se è in programma il minuto di silenzio, però credo che se era in programma comunque se ne avrebbe parlato. Ripeto, questa è una tragedia che con il minuto di silenzio si poteva ricordare. Detto questo, ragazzi, ci vediamo questa sera nel post partita. Come dicevamo, una Juve in emergenza. E vediamo che cosa ci riserverà questa sera, il campo. Ragazzi, come sempre, vi invito a lasciare l'iscrizione al canale e mettete il like al video. E ripeto, ragazzi, penso che le morti siano tutte uguali, specialmente poi quando succede, guardando lo sport del calcio, il calcio in generale dovrebbe ricordare queste tragedie e penso che il minuto di silenzio fosse il minimo. Ragazzi, un abbraccio e a questa sera.